Questa è ossitocina, serve per provocare il parto. Sentirò dolore? No, solo una piccola puntura. Ci vorrà molto tempo? È difficile dirlo. Rilassati, andrà tutto bene. Sta tranquilla. Dov'è? È dentro, grazie. Salve, ciao. E la donna? È fuori che ti aspetta. Sergente Parks? Sì? Venga a vedere. Che è successo, Paul? La vittima è una donna di 30 anni, nubile, con due figlie, incinta e probabilmente al nono mese. Qualcuno tra le 11 e l'una di stanotte l'ha uccisa tagliandole la gola. E dopo ha eseguito un perfetto taglio cesareo e si è portato via il bambino. Rita! Ho avuto il mio bambino a casa. Ho sentito che era caldo, così l'ho preso in braccio e mi sono accorta che aveva la febbre. Uh-huh. E quanto ha adesso? Non è alta, 38,2. A meno male, mi prescriva qualcosa, così ce ne andiamo. Non credo che sia il caso, Rita. Come si chiama il bambino? Frank Donahue Junior. Oh, mio piccolo bambino. Si spogli, per favore. No! Ascolti. Lavoro in questo ospedale da prima che lei nascesse. Soltanto la dottoressa Jensen ha il permesso di visitarmi, chiaro? Mi scusi? Sono il detective Rick Knoll. Dovrei farle alcune domande. E lei, Tom Burk? Sì, perché? Ci risulta che lei sia il fidanzato di Teresa Richland. Può darsi. Ha commesso qualche reato? No, è stata uccisa stanotte. Oh, mio Dio. Ci dispiace. Andate all'inferno. Vi siete visti ieri sera? No. Lei aveva qualcosa da sbrigare. Vorremmo che venisse con noi alla centrale. Vuole salire in macchina, per favore? No, un momento. Perché non cercate quell'infermiera che ieri doveva andare da lei? Quale infermiera? Un'ostetrica che doveva far nascere il bambino. Le avevo detto di non farlo. Chi è questa ostetrica? Non lo so, credo un'infermiera che lavora all'Olvang Hospital. E non sa come si chiama? Non lo ricordo. Faccia uno sforzo!